ragazzi, buondì. Stamattina vi voglio raccontare di quando, verso la fine di novembre 2013, così ho sostenuto l'esame della patente per la moto qua in Australia. Infatti nei primi giorni in cui ero arrivato a Perth avevo comprato subito un motorino cinquantino per fare gli spostamenti, appunto, tra la casa, il lavoro e la scuola. E però ho visto che diciamo durante le percorrenze facevo molte strade ad alta viabilità, tipo delle highway, che sono delle tangenziali qua in Australia, e le distanze comunque erano abbastanza elevate, e quindi mi sarebbe piaciuto avere un mezzo un po' più, diciamo, un po' più veloce. Niente, mi è venuto il brillo di prendere la patente della moto qua in Australia, perché appunto in Italia non l'avevo. Quindi sono andato sempre al Dipartimento dei Trasporti e poi mi sono iscritto per fare l'esame. E l'esame, che appunto si divideva in due parti, uno un esame teorico e poi quello pratico. La parte più difficile era stata quella di prenotare l'esame. Infatti, quando avevo fatto la prenotazione, nel periodo in cui volevo prendere la patente, c'erano praticamente 2 mesi di attesa, e l'unico modo per anticiparlo era quello di ogni tanto telefonare al Dipartimento dei Trasporti e chiedere se si erano liberati dei posti, quindi magari qualcuno si era cancellato oppure un'autoscuola aveva rinunciato ai posti che aveva prenotato. E quindi per quasi una decina di giorni ogni mattina io telefonavo al numero verde a chiedere se c'erano dei posti liberi, fino a quando un lunedì mattina mi hanno detto: guarda che il giovedì seguente si è liberato un posto. E quindi l'ho subito prenotato, era tipo a mezza giornata, sono andato dal mio capo a chiedergli di un giorno off. E poi la cosa, diciamo, interessante, che non so se è uguale anche in Italia, è che al giorno dell'esame pratico tu devi arrivare con, nel mio caso, la moto consona alla patente che volevi conseguire. E il problema è che non avevo nessun mezzo, e quello che mi hanno consigliato era quello di chiamare una autoscuola o una motoscuola e chiedergli se appunto la potevo utilizzare la loro, ovviamente a fronte di un pagamento. E questa appunto ci ha rivelata un'ottima idea, perché ho trovato, dopo una piccola ricerca su internet, una motoscuola a buon prezzo, che ci siamo messi d'accordo di trovarci tipo 2 ore prima dell'ora dell'esame, e poi fare praticamente 1 ora e mezza di prova guida su strada, per così per prendere familiarità con il mezzo ed eventualmente, se c'erano delle imperfezioni della guida, avere il tempo appunto di correggerle. E quindi non c'è stato un grosso problema anche per prenotare questa cosa, perché la mia idea non era quella di comprare una moto con le marce, ma appunto avere solo uno scooterone con una cilindrata un po' più alta. Quindi era semplicemente come utilizzare un motorino cinquantino, solo che era un po' più grande, ecco. Infatti, quando devi prenotare la patente, l'esame di guida, devi sempre, qua in Australia, distinguere se la vuoi prendere con il cambio automatico o con il cambio manuale. Quindi avevo scelto quella con il cambio automatico, e poi anche il tipo di cilindrata che vuoi guidare. Infatti, per il primo anno le moto
che tu puoi utilizzare è fino ai 250. Quindi una volta sostenuto l'esame, devo guidare moto fino ai 250. L'upgrade, quindi per poter utilizzare delle moto conciliata superiore, dovevo aspettare un anno e poi fare un altro esame, ok? Però non era il mio caso, ecco. E quindi ci siamo trovati con questo ragazzo alla sede dell'esame, e 2 orette prima lui è arrivato con la sua macchina e con il carrettino, il trailer con 2 moto, e le ha scaricate, e poi così mi ha dato il casco con il microfono e l'auricolare e abbiamo iniziato a fare questa prova di guida. E è stato molto particolare perché era la prima volta che così prendevo istruzioni o parlavo con una persona che mi diceva cosa fare, senza avere il contatto visivo con questa persona. Infatti, era molto strano ascoltare quello che mi diceva, essere sulla moto, stare attenti, poi tutto in inglese, però alla fine, le cose che c'erano da fare non erano così difficili. Siamo partiti con un po' di frenate, su praticamente un rettilineo, prima ad andatura lenta, e poi dopo mi ho fatto fare delle frenate andando ad una velocità superiore tipo ai 50 e 60 km/h, e poi siamo andati a fare un giro appunto nella tangenziale, nella highway, in una sorta di centro città dove c'erano tutti i semafori, diversi cambi di direzione, delle inversioni a U, in una strada, e poi anche dei parcheggi con la moto, va bene. E così, quindi abbiamo fatto questa oretta e mezza che appunto mi è servita, e poi è arrivato il momento dell'esame. L'esame come funzionava? Semplicemente che ad ogni errore che facevi, ti venivano scalati dei punti, in base alla gravità dell'esame, se non raggiungevi una soglia, diciamo, passavi l'esame. Quindi poi siamo entrati nella sede dell'esame, ci siamo un attimo rilassati, ho bevuto po' d'acqua, e poi è arrivato l'esaminatore che mi ha dato sempre il casco con il microfono e l'auricolare, e poi ci siamo messi in strada ed è andato tutto bene perché al primo colpo, ho preso la patente, non ho avuto grossi problemi, ho fatto giusto 2 errori, però niente di grave. E quindi adesso ho la patente da moto in Australia, che come vedete la sto utilizzando, tutti i giorni. No, beh, alla fine, ho voluto prendere la patente perché così pensavo che uno scooterone mi sarebbe servito di più che un cinquantino, soprattutto perché appunto ero in città. Poi ho visto con il passare del tempo che magari l'acquisto migliore, fosse stato quello di una macchina, e quindi alla fine ho cambiato idea, e a fine dicembre 2013 ho comprato appunto questa macchina, da cui sto facendo i video. E così adesso continuo andare a lavorare, e ci vediamo domani. Ciao ragazzi.